Scommetto che avrete già lasciato il like, lo dovete assolutamente lasciare. Condividete anche il video. Attiviamolo. Ok. Qualcosa è successo. Ma... E ciao a tutti amici Capriombero, oggi siamo tornati con un nuovissimo video. Ragazzi, quest'oggi a grandissima richiesta, veramente me l'avete chiesto tantissimo e io ho sbagliato a non portarvelo, avete ragione, vi chiedo scusa. Mi avete chiesto tantissimo di riportare la serie di Red Sun. Oggi infatti giocheremo nuovamente nel mondo di Red Sun dopo un mese che non ci entro. Per proseguire, per controllare, per vedere cosa è successo l'ultima volta, appunto, Red Sun ha ucciso Entity 303. E questa volta andremo appunto a vedere cosa è successo. Direi di non perderci, di non perdere tempo in chiacchiere e entriamo Ok. subito. Eccoci qua, perfetto, ragazzi. Allora, siamo dove ci siamo lasciati l'ultima volta con la nostra armatura che abbiamo preso da un guardiano di Entity 303. Allora, l'ultima volta con questo codice di Lev avevamo iniziato a evocare Lunar. Però non siamo più andati avanti. Infatti, la Luna, come vedete, ho messo anche la Optifine questa volta, è normale. Inoltre, la notte sembra essersi bloccata perché, come vedete, non prosegue. Quindi questo potrebbe essere vagamente un problema. Qui invece c'è una croce, non ci ha risposto. Era una croce per Entity 303, ma non ci ha risposto. Qui c'è l'altare di Entity, alcune cose che erano successe. E qua in questo punto c'era la nostra casetta che dovevamo utilizzare per appunto respawnare. Allora. Ok, questi qua sono l'altare di Red Sun e l'altare di Lunar che stavamo cercando di evocare la scorsa volta e però non siamo appunto riusciti benissimo nel nostro intento. Ma che... Un libro? Ok, questo è nuovo. Questo libro non c'era l'ultima volta perché di solito gli avvisi ci venivano dati all'interno di questa cassa. C'è un libro? Lo prendiamo? Io provo a toccarlo, no? Non sembrerebbe essere una trappola o qualcosa del genere. Prendiamolo. Ok, non ha un nome. Ok, allora, per completare l'evocazione di Lord Lunar è necessario andare nella Valle del Tempio e attivare l'altare. Dal sacerdote stellare, prete delle stelle, sì. Ok, allora rimettiamolo qua e questo pulsante penso che serva appunto a teletrasportarci in quel punto. Non lo so, ragazzi, se dobbiamo andare. Magari è una trappola, e magari è una trappola pure di Red Sun. Cioè, noi come facciamo ad esserne sicuri? Dobbiamo provare, ragazzi. Cioè, adesso non siamo in live, quindi io ci devo andare per forza, però. Allora, questa volta vi chiedo esplicitamente, lasciatemi piace perché possiamo, perché andremo a fare una cosa possibilmente molto pericolosa. Potremmo anche spawnare in mezzo a un lago di lava, per dire. Quindi io lo faccio. 3, 2, 1. Ok. Non sembrerebbe essere successo. No, siamo in una base. Con una crafting table. Siamo in una piccola base. In mezzo a una montagna. Base stellare quarta.
questo cos'è? Un sacerdote, Priest. È un prete, un sacerdote. E qua c'è una sorta di simbolo che sembra vagamente una luna. Ok. Ah, un villaggio! Molto bene, un villaggio. Ok, sì, ma sapete che cosa ho notato, ragazzi? Che non è un caso, perché questa valle, se voi, probabilmente molti di voi, sicuramente molti di voi, non c'erano sul canale quando io ho portato il seed di Lunar. L'avevo provato con un episodio. E questa valle sembra molto, praticamente è identica allo spawn che si ha nel seed di Lunar. Cioè, quando spawni nel seed di Lunar c'è un villaggio molto simile a questo, in mezzo a una valle. Ok. Tanto la luna, ok, è sempre normale. Allora direi di salire, andare a controllare questo villaggio perché evidentemente non era una trappola quel bottone. Quindi noi siamo arrivati da qualche parte. Sento anche i villici. Ci sono comunque, come sempre, i sottotitoli attivi per non perdermi i suoni. Comunque io ho le cuffie molto alte in modo da sentire bene tutto quanto. Allora, passiamo di qui. Qua c'è un villico solitario. Facciamo un po' di parkour e saliamo. Wow. Ok, sì, mi sa che questo villaggio è quello giusto. Ah, ma non l'avevo vista! C'è pure Alla una, direi facciamo croce. magari una rapida esplorazione del villaggio. Ok, qua ci sono dei villici strani. Possiamo trovare sempre qualcosa. Intanto da qua si vede sempre il nostro prete. Facciamo una rapida esplorazione. Naturalmente noi facendo, cioè, completando le evocazioni di Lunar potremmo fare l'ennesimo errore, come abbiamo fatto con Red Sun, che l'abbiamo evocato. E vabbè, qua ho sbagliato. L'abbiamo evocato stupidamente, poi lui si è scagliato contro di noi appena è riuscito a liberarsi di Entity 303. Possiamo anche noi fare lo stesso errore, eh. Ok, qua c'è una torretta di avvistamento, anche qui. Però comunque rimane sempre perennemente notte. Magari. Oh, ma qua c'è qualcosa. Una torcia che indica verso il basso. Aspetta, proviamo a. No, però qua non c'è niente. Magari è solo una torcia così a caso che indica un punto completamente casuale. Non lo so, però quello che mi chiedo adesso. Ok, noi siamo qui in questo villaggio, però dov'è l'altare di Lunar? È questo che mi sto chiedendo da un po'. Magari è lì. No, non è nemmeno lì. Ma. Ok. Mi sa che l'abbiamo trovato. Cioè, nel senso, qua sotto è una caverna a caso. Mi sa che l'altare di Lunar l'abbiamo trovato, ragazzi. Cioè, nel senso, io parlo di Lunar e tac. Eccolo qua. Ok, eccolo qui Ok, l'altare. eccoci Eccoci arrivati. Sì, è molto simile a questo altare qua, questo qua in alto. È molto simile, solo che questo qua è più grande. Ci sono questi due sacerdoti. Fra l'altro là. Ah, ok, non è un albero unico. Ok, lì c'è sempre il nostro villaggio. Ricordiamoci che poi, per tornare a casa, ho visto che nella base c'era pure un pulsante con scritto "Torna alla base". Ok, mi sa che questa è la pedana che dobbiamo attivare per far funzionare l'altare.
siamo in un momento bello decisivo. Sì, però io non voglio sentire le pecore. Sinceramente, quando faccio questa operazione, quindi uccidiamo tutte le pecore perché danno francamente un po' fastidio. Ci deve essere il completo silenzio. Ok. Allora, ragazzi, stiamo per fare una cosa molto, molto pericolosa. Stiamo per evocare Lunar completamente. Adesso io mi chiedo, è la cosa giusta da fare? Questo non lo so. Non so se sia la cosa giusta da fare. Potrebbe aiutarci, potrebbe scagliarsi contro di noi, come ha fatto Red Sun, fra l'altro. Però Lunar e Red Sun in teoria dovrebbero essere nemici, perché uno è il sole, uno è la luna, uno è il giorno, uno è la notte. Quindi generalmente dovrebbero essere nemici. Ragazzi, voglio assolutamente raggiungere e distruggere il record dei 20 mi piace per questo video, perché mio Dio, ragazzi, sarà una cosa pazzesca. Quindi scommetto che avrete già lasciato il like, lo dovete assolutamente lasciare. Condividete anche il video, attiviamolo. Ok, qualcosa è successo. Ma porco cane, che spavento! Oh, c'è scritto! Umano, mi hai appena risvegliato, o risvegliata, dal mio eterno riposo. Sono qui in questo mondo per sconfiggere l'entità Red Sun. Da adesso tu mi devi promettere che mi sarai fedele e farai ogni cosa che io ti ordinerò, altrimenti, e qui non finisce la frase. Ok, qualcosa è successo. Adesso un dubbio mi sorge spontaneo. Guardiamo la luna e vediamo. Perché solitamente dovrebbe arrivare la notte successiva all'evocazione. Controlliamo. Oh! Sì! Sì! Eccola! È Lunar! Siamo riusciti a evocarla! Rimane sempre perennemente notte, perché sembra che qualcuno voglia evitare che ci sia il giorno. Disattivo le nuvole, oddio, qua come si fa? Qua no, forse dettagli. Nuvole. No. Eccola. Adesso la vedete bene. Blocco distrutto. In questa direzione. Ok. Perfetto, lei rimane lì. Non ci dice nulla. Probabilmente adesso starà costruendo delle cose per il mondo. Esperienza. Ok. Starà costruendo delle cose per il mondo. Probabilmente si starà preparando la lotta contro Red Sun. Adesso noi torniamo immediatamente alla nostra base, perché noi non possiamo stare qui. Questo è un luogo sacro. Non possiamo naturalmente stare qui. Cioè, non è che possiamo dire ci trasferiamo qui. Dobbiamo tornare assolutamente alla nostra base, perché dobbiamo tenercela amica, Lunar, o amico. Non so se sia un maschio o una femmina. Quindi Ok. torniamo alla base. Siamo pronti. Ok, eccoci qui. Siamo tornati alla nostra base, adesso controlliamo. Sì, Lunar c'è ancora. Ok. Mamma mia, ragazzi, momento episodio epico questo. Voglio un sacco di mi piace, assolutamente un sacco di condivisioni. Episodio epico. Quindi allora direi che per questo video è tutto. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto. In descrizione trovate la mia pagina Instagram. Commentate.
condividete il video con tutti i vostri amici. Andatevi a guardare pure gli altri episodi della serie, se non l'avete fatto, dal primo episodio. Perché per capire tutta la storia dovete guardarvi tutta la serie, che vabbè è corta, sono mi sembra 5 o 6 episodi. Nulla, attivate la campanellina quando vi iscrivete, perché almeno non vi perderete nessuna notifica dei video che farò. E niente, seguitemi su Instagram, in descrizione trovate il link. E noi ragazzi ci vediamo in un prossimo video. Buona giornata e ciao Raffi Bomber.